Questo è il canale delle missioni cristiane internazionali avventisti del settimo giorno Movimento di Riforma. Ricorda di seguire la nostra programmazione. Tutti i giovedì alle 19, il venerdì alle 20:30, il sabato alle 11:15 e la domenica alle 16. Ricorda di iscriverti al canale per essere aggiornato su ogni prossimo video. Seguici anche sul nostro sito www.avventismo.com, dove troverai ulteriori contenuti e tutte le informazioni per contattarci. Grazie e buona visione. Buonasera e buon sabato a tutti. Prima di cominciare, andiamo in preghiera. Padre Santo che troni in alto dei cieli, grati e riconoscenti veniamo a te per ringraziarti di aver dato tuo figlio Gesù a morire per tutti quanti noi, per averci dato ancora una volta l'occasione di essere qui riuniti. Voglia tu discendere col tuo Santo Spirito su di noi, voglia tu guidare questo studio che faremo alla tua gloria, affinché possiamo comprendere e mettere in pratica e raccogliere i frutti preziosi che tu vorrai donarci quest'oggi. Ti prego per tutte le persone che sono riunite e che sono collegate in questo momento, voglia tu benedirle e benedire le loro famiglie. Nel nome di Cristo Gesù ti chiedo ogni cosa e tutto sia fatto secondo la tua volontà. Amen. Bene, cominciamo col nostro versetto guida che questa sera troviamo in Seconda Cronache, al capitolo 13, nel versetto 5. La scrittura dice: «Non sapete forse che l'Eterno, il Dio di Israele, ha dato per sempre a Davide il regno sopra Israele, a lui e ai suoi figli con un patto di sale?» Questo è appunto il titolo dello studio di questa sera. Un patto di sale. Da cosa proviene questo tipo di patto? Perché proprio il sale viene utilizzato? Ecco, che valore ha il sale per noi e per Dio? Quali sono gli scopi per il quale viene utilizzato questo materiale nella Bibbia? Questi sono solo alcuni degli interrogativi ai quali ci accingeremo a rispondere attraverso le scritture e con la guida dello Spirito Santo. Andiamo quindi nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, nel versetto 13. E leggiamo: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini». Ecco, Gesù si trova sul monte delle Beatitudini durante quello che possiamo considerare il sermone più bello e intenso della storia. E in questa occasione pronuncia queste parole e comincia proprio con questa allegoria, paragonando gli uomini e le donne lì presenti, o per meglio dire, potremmo dire tutti i cristiani, al sale della terra. Oggi il sale è un minerale facilmente reperibile in tutti i supermercati, è sicuramente di scarso valore economico, ma ai tempi di Gesù non era proprio così. Pensate che i romani solevano retribuire le proprie milizie, oltre che con i viveri, proprio con questo prezioso minerale. E la paga dei militari era appunto nominata dai romani salarium. Il termine appunto salario permane ancora oggi ed è sinonimo appunto di paga, di retribuzione e di stipendio. Nel Levitico al capitolo 19, versetto 13, è scritto appunto: «Non opprimerai il tuo prossimo e non lo deruberai. Il salario dell'operaio non rimanga presso di te fino al mattino seguente». Bene, vorrei invitarvi a riflettere su un interrogativo interessante. Immaginate in questo momento che io offra a tutti voi, in questo momento, una retribuzione per leggere un libro. Facciamo ad esempio che vi offra 10 euro per ogni pagina che leggerete di questo libro. Immaginate quanti di voi incomincerebbero immediatamente la lettura, pagina per pagina, con il solo scopo di ricevere l'ambito premio. Cristo dice alla scrittura che non permetterà che un operaio rimanga senza il suo giusto salario. E nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 20, versetto 8, leggiamo appunto: «Poi, fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e paga loro il salario, cominciando dagli ultimi fino ai primi». Questo cosa significa? Che il Signore ci invita quotidianamente a lavorare alla sua vigna affinché possiamo riceverne una giusta retribuzione. E anche se spesso ne siamo inconsapevoli, ogni qualvolta noi leggiamo la nostra Bibbia o andiamo in chiesa o ascoltiamo spezzare il pane della vita,
stiamo letteralmente ricevendo un salario. Stiamo immediatamente ricevendo la nostra razione giornaliera di sale. Il sale era ed è un bene di prima necessità. Ancora oggi a Roma esiste una via che è detta appunto la Salaria, chiamata appunto così perché era una via utilizzata per il trasporto del sale. Ai tempi dei Romani il sale era definito anche oro bianco, dato appunto il suo valore. E ciò avveniva anche nel tempo di Gesù, poiché i giudei stessi erano sotto il giogo di Roma. Ed è proprio per questo suo immenso valore che Cristo ci paragona a questo prezioso minerale. Pensate che tante guerre sono state combattute per il sale. C'è chi dice che sono state combattute tante guerre quanto che per l'oro. Alcuni storici sostengono addirittura che siano state combattute più guerre per il sale che per l'oro stesso. Vorrei ricordare solo una tra tante, ossia quella più recente, quella più conosciuta, la Marcia del Sale, una manifestazione non violenta che si è svolta nel 1930 in India e capeggiata da Gandhi stesso. E in questa manifestazione egli percorse circa 400 km a piedi, seguito prima da una decina o poco più di persone, fino ad arrivare a raggiungere migliaia di persone che lo seguivano. Questa forma di protesta appunto non violenta era stata fatta con il solo scopo di combattere una tassa iniqua che veniva imposta dagli inglesi che gestivano il monopolio del sale. E alla fine di questo cammino egli prese appunto del sale, raccolse appunto del sale contro l'ordine che invece era stato dato dagli inglesi. Vi racconto tutto ciò solo per rafforzare il concetto che poc'anzi abbiamo espresso, e appunto su quello che è l'incommensurabile valore del sale al quale il Signore ci accomuna. Ma proseguiamo con leggere questo versetto. La domanda che ci si pone è la seguente: può davvero il sale diventare insipido? Perché Cristo ci mette davanti a questo quesito, ci mette davanti a questa problematica. Sicuramente non il nostro sale, non il sale che noi abbiamo comunemente in cucina, che è purificato e libero da scorie, ma il sale della terra, quel sale della terra impuro, quel sale della terra impuro che conoscevano perfettamente i giudei, essendo appunto impuro, essendo mescolato a terra e vegetali, poteva col tempo, essendo esposto al sole, alle piogge, alle intemperie, perdere in parte o in toto la sua sapidità. E cosa avveniva quindi? Questo sale veniva buttato per le strade, come facciamo noi oggi con la ghiaia per le strade, per i sentieri. Questo perché non aveva nessun valore e al contempo era rischioso far cadere del sale nella terra stessa, perché l'avrebbe resa sterile. L'unica possibilità quindi che ci viene offerta per conservare questa salinità è quella di mettere in pratica le beatitudini che sono espresse precedentemente nel capitolo 5 del Vangelo secondo Matteo. E in che modo? Purificandoci e santificandoci quotidianamente all'ombra della croce. C'è un'immagine molto rappresentativa di tutto ciò in un dipinto a parete che è stato realizzato dallo stesso Leonardo da Vinci alla fine del 1500, un'opera che probabilmente conoscete bene, il Cenacolo, detto anche l'Ultima Cena. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di ammirarlo dal vivo nel Museo di Milano dove è custodito. Io personalmente l'ho visto solamente nei libri di storia dell'arte. E vi racconto però in breve qual è quel dettaglio sul quale invito tutti voi a focalizzarvi. Al centro del dipinto c'è Gesù, o almeno l'immagine che Leonardo ha di Gesù stesso. E se ci spostiamo lentamente verso la sinistra del disegno, vedremo che vicino a lui c'è appunto Giovanni, l'apostolo Giovanni, l'apostolo che Gesù amava, viene descritto nei Vangeli, oppure l'apostolo che era appoggiato sul petto di Gesù, è scritto nel Vangelo di Giovanni 13:23. E subito dopo di lui c'è Giuda Iscariota. Lo riconoscerete facilmente perché ha in mano una borsa nella mano destra. In Giovanni 13:29, la prima parte di questo versetto, è scritto:
Alcuni infatti pensavano, poiché Gesù teneva la borsa, Giuda teneva la borsa, questa parte, questa prima parte del versetto ci dà questo dettaglio, ossia che Giuda aveva la borsa, era il tesoriere di questo gruppo, ossia degli apostoli stessi. Il fatto invece che Giuda lo tradì, come è descritto poi in Marco 13:19, è rappresentato da un dettaglio interessante. Davanti al braccio destro di Giuda vediamo che vi è una saliera che però si è rovesciata. Essendo rovesciata fa cadere il sale che essa conteneva. Ecco, questa immagine, così dipinta da Leonardo da Vinci, descrive semplicemente il rifiuto di Giuda stesso del messaggio d'amore e di salvezza offertogli dal Salvatore. Ma andiamo a descrivere quali sono le peculiarità del sale. Apriamo le nostre scritture nel libro di Ezechiele, al capitolo 16, versetto 4. Alla sua nascita, il giorno in cui fosti partorita, non ti fu tagliato un ombelico, non fosti lavata con acqua per pulirti, non fosti sfregata con sale, né fosti avvolta in fasce. Vediamo che in questa descrizione, in questa triste descrizione, vi è la nascita di una bambina che non venne curata nel modo giusto, non venne lavata, non venne avvolta in fasce. E la scrittura si sofferma anche su un altro particolare: non fu sfregata con sale. Perché avrebbe dovuto essere sfregata col sale? Questa è la domanda che ci dovremmo porre. Prima di rispondere a questa domanda vorrei leggere con voi un altro versetto, in Seconda Re, al capitolo 2, i versetti più precisamente che vanno dal 19 al 22. O gli abitanti della città dissero a Eliseo: ecco, il soggiorno di questa città è piacevole, come il mio signore può constatare, ma le acque sono cattive e il paese sterile. Egli disse: portatemi un piatto nuovo e mettetevi del sale. Essi glielo portarono. Allora egli si recò alla sorgente delle acque, vi gettò il sale e disse: così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque, da esse non verrà più né morte né sterilità. Così le acque sono rimaste sane fino al giorno d'oggi, secondo la parola che Eliseo aveva pronunciato. In questa storia, che credo, spero che voi conosciate abbastanza bene, è possibile vedere come la sanificazione di queste acque sia avvenuta ad opera di Eliseo, attraverso Eliseo, con l'utilizzo del sale. E quindi cosa ci fa comprendere? Appunto che il sale ha questa caratteristica, ha questa peculiarità, quella di sanificare, quella di disinfettare. Effettivamente una soluzione salina che viene applicata sulla pelle scoriata o ferita ha questa capacità. Perché? Perché provoca disidratazione e di conseguenza ha un effetto battericida e anche disinfettante sulla cute stessa. Il sale viene utilizzato anche come rimedio naturale per tante diverse patologie, per infiammazioni varie. Addirittura vi sono dei veri e propri centri di cura del Mar Morto, il mare più salato del mondo, come ben sapete. E ci sono dei veri e propri centri di cura lì che trattano diverse patologie, prima tra tutti la psoriasi, in quanto l'utilizzo di acqua salina aiuta, almeno da ciò che comunicano i malati di questa patologia, le aiuta ed reca loro sollievo. Ma non è questa l'unica caratteristica, anche se fondamentale, del sale stesso. In Prima Corinzi, al capitolo 7, il versetto 14, leggiamo: perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è santificata nel marito. Altrimenti i vostri figli sarebbero immondi, ora invece sono santi. E in Prima Pietro, al capitolo 3, versetti 1 e 2, leggiamo: similmente voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti, affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono la parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. In tempi in cui i frigoriferi non esistevano, la conservazione dei cibi era affidata esclusivamente all'opera del sale stesso.
Questi è in grado di preservare gli alimenti dalla putrefazione. E nella stessa maniera noi, come sale della terra, così come veniamo definiti da Cristo stesso, possiamo e dobbiamo collaborare con Cristo per preservare noi stessi, le nostre famiglie intere e i nostri amici, i nostri vicini dal peccato e quindi dalla morte. Nella stessa maniera in cui il marito può essere un mezzo di salvezza per la moglie e la moglie ugualmente può essere un mezzo di salvezza per il marito, nella stessa maniera noi come sale abbiamo questa possibilità, abbiamo questa capacità, questo dono che ci viene dato da Dio stesso di preservare noi stessi e coloro che ci sono accanto. Ma andiamo avanti e passiamo a una terza caratteristica e la leggiamo nel libro di Giobbe, al capitolo 6, versetto 6. Giobbe dice: si mangia forse un cibo insipido senza sale? O c'è qualche gusto nel chiaro d'uovo? Giobbe già a suo tempo conosceva benissimo un principio basilare, una capacità basilare del sale, ossia quella di dare sapore. I sapori che vengono percepiti dalla nostra lingua sono grosso modo di quattro tipi: il dolce, il salato, l'amaro e l'acido. C'è anche chi ne aggiunge un quinto, l'umami, che è la capacità di percepire il sapore dell'amido stesso. Tutti questi sapori, tutti quanti possono essere esaltati dall'uso sapiente del sale. Addirittura nella preparazione dei dolci si aggiunge un po' di sale per esaltare il sapore e anche il dolce stesso, la capacità appunto del dolce di trasferire quel sapore unico che ha. Spiritualmente potremmo semplicemente dire che senza Cristo e senza i cristiani che hanno avuto questa eredità da Lui, che sono quindi il sale della vita, la vita non avrebbe e non ha alcun sapore. Un'altra caratteristica del sale la possiamo leggere nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 10, versetto 42. Una cosa sola è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. E ancora in Marco 10, 21 è scritto: allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi. Il sale è indispensabile per la vita, così come Cristo è indispensabile per la vita. 4 o 6 grammi di sale al giorno sono la dose consigliata, necessaria per la vita di un adulto. Le funzioni nervose, cardiache e digestive sarebbero compromesse dalla carenza di questo minerale. Anche se in quantità minime e in quantità ridotte, rimane un componente fondamentale per garantire la nostra vita e la nostra esistenza. Così come potremmo dire che un solo uomo, Gesù, ha cambiato le sorti di un'intera umanità. Un'intera umanità che era dedita al male, che era dedita al peccato e quindi condannata alla morte. E nella stessa maniera 12 uomini, gli apostoli, ebbero la possibilità di portare questo messaggio, quelle parole di vita di Cristo, a tutto il mondo allora conosciuto e a dare quindi a porre le basi per la vita, per la sopravvivenza di un'intera generazione. Un'altra caratteristica del sale la leggiamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, nel versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Immaginate se mai voi avreste voglia o desiderio di prendere un pezzo di sale e mangiarlo, o prendere un pugno di sale e ingerirlo. Per quanto il sapore del sale, la capacità del sale di esaltare i sapori, è una dote ben conosciuta, nessuno di noi si azzarderebbe a fare ciò. Questo perché il sale da solo, prenderlo in grosse quantità, non ha un sapore gradevole al palato. Eppure un pizzico di sale è fondamentale, importante e necessario per dare un giusto equilibrio, un giusto sapore a tutte le pietanze.
Spiritualmente potremmo dire questo. Sicuramente è meraviglioso, sicuramente è una possibilità straordinaria quella di avere una chiesa per riunirci, quella di partecipare a delle conferenze, quella di essere in gruppo per poter confrontarci e spezzare il pane della vita. Ma non sarebbe sicuramente una scelta giusta quella di decidere di andare a vivere tutti quanti in una città e lasciare tutto quanto il resto del mondo all'oscuro. La capacità di dare vita del sale è legata a un'altra dote del sale stesso, ossia quella dell'essere cosparso. Un pizzico di sale va cosparso in una o più pietanze affinché possa raggiungere il suo scopo, il suo obiettivo. Con questa stessa tecnica possiamo dire Dio ha dato attraverso Gesù questo mandato, che è quello di andare per il mondo e predicare la sua parola. In Luca capitolo 10, al versetto 3 è scritto: andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Cristo vuole cospargere la terra di sale ed è per questo appunto che ci invia al mondo intero. Pensiamo, non so, alla diaspora degli ebrei, che è cominciata con la deportazione degli ebrei in Assiria, di Israele in Assiria nel 721 avanti Cristo, oppure alla distruzione del primo tempio, il tempio di Salomone nel 586 avanti Cristo, e la deportazione a Babilonia, oppure pensiamo ancora alla distruzione avvenuta del secondo tempio nel 70 dopo Cristo. Questo ha portato appunto alla diaspora e quindi alla dispersione degli ebrei nel mondo, con uno scopo preciso, quello di portare il messaggio ovunque, quello di assolvere al compito che era stato dato loro fin dall'inizio. L'obiettivo di Dio era che quella luce, che era quella sapienza che era stata loro data, potessero condividerla con tutto quanto il popolo, con tutta l'umanità. C'è un'altra storia interessante che vorrei condividere con voi a proposito di questa caratteristica del sale. La troviamo nel libro della Genesi, al capitolo 10, nei versetti che vanno dal 24 al 26. Allora l'Eterno fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco, da parte dell'Eterno. Così egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Sono convinto che questa storia sia ben conosciuta anche dal mondo pagano. Il Signore distrusse Sodoma e Gomorra, ma salvò Lot assieme a sua moglie e a due delle figlie che vivevano ancora in casa con loro. Le testimonianze ci dicono che Lot faticò a lasciare quella città, ormai era legato ad essa, e ancor più faticarono sua moglie e le sue due figlie. E le scritture ci dicono ancora che la moglie di Lot a un certo punto mormorò contro Dio e poi si voltò indietro per guardare quella città in fiamme, andando contro all'ordine che era stato a lei dato, quella di continuare a camminare e di non voltarsi mai. Nel momento in cui Lot vede quella scena, vediamo che lui accelera il passo e cammina ancora più velocemente per poter salvare se stesso e per poter salvare le sue figlie. Lot avrebbe dovuto fare cosa nella sua vita? Avrebbe dovuto cospargere finemente il sale che gli era stato dato. Lui era sale, avrebbe dovuto portare il messaggio che gli era stato affidato alle genti e ai popoli. Avrebbe dovuto far conoscere l'autorità di Dio anche alle città di Sodoma e Gomorra, ma non avrebbe dovuto corrompersi con loro. Non avrebbe dovuto fare in modo che questo sale diventasse impuro e che perdesse la sua salinità. E questa statua di sale ci fa comprendere cosa? Che questo addensamento di sale provocò la morte della moglie di Lot. Se il sale che gli era stato affidato fosse stato giustamente cosparso, questo non sarebbe accaduto. Il sale non deve essere tenuto, non deve essere compattato, non deve essere tenuto tutto quanto insieme, ma va cosparso sulla terra.
Ecco perché il Signore ci paragona al sale, ecco perché ci ha inviato su tutta la terra per portare il suo messaggio. C'è un'altra caratteristica interessante del sale, e la leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni al capitolo 4, versetto 15. Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, ma l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più qui ad attingere. Penso che sia un esperimento che già conoscete, ma ve lo ripropongo, probabilmente a scuola ve l'hanno fatto vedere più di una volta. Se prendete un recipiente, lo riempite con acqua e mettete nel mezzo di questo recipiente una membrana divisoria, una membrana semipermeabile. Semipermeabile significa una membrana che sia capace di far passare l'acqua ma non determinati minerali. E mettete in una delle due metà che si è creata un po' di sale, lo mescolate insieme, quindi create una soluzione salina, vedrete un processo noto come osmosi, ossia vedrete col tempo che l'acqua si sposterà dalla soluzione da un lato verso la soluzione salina e il livello dell'acqua aumenterà lì dove voi avete gettato del sale. Il sale ha questa caratteristica. Il sale fa venire sete. Ecco, Gesù parlando con la Samaritana in Giovanni 4, una storia ben conosciuta, fece questo, fece venire sete alla Samaritana e la volle bere ancora e le volle cambiare il tipo di acqua di cui aveva bisogno, comprese che il suo bisogno di acqua era qualcosa di più alto e non era legato semplicemente a quel pozzo lì presente, ma scoprì una vera e propria sorgente di acqua. In Apocalisse 22, versetto 1 è scritto: poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. L'immagine è appunto questa, l'acqua della vita che deriva, che scaturisce dal trono di Dio. Cristo stesso è l'acqua della vita. Noi come cristiani abbiamo questo compito, quello di essere il sale della terra, quello di far venire sete alle persone, quello di far venire sete e quindi offrirgli anche la possibilità di soddisfare questa sete. Come? Presentandogli, facendogli conoscere quella che è l'acqua della vita, presentando Cristo stesso. Ma passiamo alla settima e ultima caratteristica elencata in questo momento. E la leggiamo nel libro di Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, versetto 12. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Se penso a qualcosa di freddo, la prima cosa che mi viene in mente, non so se è lo stesso anche a voi, per voi è il ghiaccio. Bene, il sale ha questa caratteristica, quella di sciogliere il ghiaccio. Perché? Perché abbassa la costante crioscopica dell'acqua, perché diminuisce la temperatura di congelamento della stessa. Noi come sale abbiamo quest'altra possibilità, abbiamo quest'altro talento, quest'altro dono che ci viene dato da Cristo stesso, quella di rompere il ghiaccio, o meglio di rompere la pietra di cui è composta il cuore di ogni uomo che si è allontanato da Dio. Il sale ha questa forza. Nel libro di Ecclesiasti, al capitolo 8, il versetto 1, è scritto: chi è come il saggio? Chi conosce l'interpretazione delle cose? La sapienza dell'uomo fa risplendere la sua faccia e ne cambia la durezza del volto. Noi abbiamo questa possibilità, con la sapienza che ci viene data da Cristo stesso, con la sapienza che deriva dallo studio delle scritture, perché è scritto chiaramente che il principio della sapienza è il timore dell'Eterno, abbiamo la possibilità di rompere il cuore di ghiaccio, di entrare all'interno di questo cuore e seminare la parola della vita e far conoscere l'acqua della vita a ogni uomo. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 30, i versetti che vanno dal 34 al 36, è scritto: l'Eterno disse ancora a Mosè: procurati degli aromi, dello storace,
della conchiglia odorosa, del galbano, degli aromi con incenso puro in dosi uguali. E ne farai un profumo composto secondo l'arte del profumiere, salato, puro e santo. Ne ridurrai una parte in minutissima polvere e ne porrai un po' davanti alla testimonianza della tenda di convegno dove io ti incontrerò. Esso sarà per voi cosa santissima. Bene, venne dato a Mosè un ordine ben preciso, quello di procurarsi degli aromi affinché le potesse fare un profumo che, una volta ridotto in polvere, sarebbe stata sparsa davanti alla testimonianza della tenda di convegno, con uno scopo ben preciso. Questo sarebbe dovuto servire per purificare, per santificare questo luogo dove la presenza di Dio sarebbe stata forte, sarebbe stata prossima. Ma un'altra caratteristica di questo profumo, che può sembrare anche fuori luogo, è che questo profumo doveva essere salato. Perché questo profumo fosse puro e santo, perché questo profumo fosse gradito a Dio, doveva conservare questa caratteristica, doveva esservi aggiunto un pizzico di sale. Nel libro del Levitico, al capitolo 2, nel versetto 13, è scritto: «Ogni oblazione di cibo che offrirai la condirai con sale. Non lascerai mancare il sale del patto di Dio nelle tue oblazioni. Su tutte le offerte offrirai del sale». È chiaro che non sarebbe mai stata accettata da Dio un'offerta fatta in un modo diverso da come lui stesso aveva comandato. E una caratteristica comune di tutte le offerte, di tutte le oblazioni che sarebbero state presentate dinanzi a Dio, il ricordo del patto che Dio ha fatto con gli uomini, doveva essere appunto il sale. Ancora nel libro di Colossesi, nella lettera ai Colossesi, al capitolo 4, versetto 6, Paolo dice: «Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno». Anche il nostro parlare deve avere questa caratteristica costante. Il sale deve essere presente nel nostro parlare, nel nostro dire, nelle nostre azioni, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di rapportarci con gli altri. Perché? Perché siamo sale della terra, perché il compito che Cristo ci ha dato è appunto questo. Perché noi possiamo fare la differenza, anche se siamo un piccolo popolo, anche se siamo pochi, anche se siamo minuti, anche se non abbiamo forza fisicamente parlando, possiamo diventare una potenza straordinaria nelle mani di Cristo. Perché? Perché abbiamo questa caratteristica unica che Cristo ci ha dato, quella di essere sale. Nel libro dei Numeri, al capitolo 18, versetto 19, è scritto: «Io do a te, ai tuoi figli e alle tue figlie con te, come statuto perpetuo, tutte le offerte elevate di cose sante che i figli di Israele presentano all'Eterno. È un patto di sale, è perpetuo davanti all'Eterno, per te e per la tua progenie con te». In questo passo viene stabilito il patto dell'Eterno e vengono fissate quelle che sono le condizioni di questo patto. Questo è un patto di sale, così viene stabilito da Dio stesso. Ed è un patto di sale perché? Perché è un patto perpetuo, perché è un patto perenne, perché è un patto che non può passare, perché è un patto eterno. Il sale è un simbolo dell'eternità di Dio ed è un simbolo dell'eternità a cui sono destinati tutti quanti gli uomini che si convertono a Dio, che aprono il loro cuore a Cristo e che lavano le proprie vesti nel sangue dell'agnello. Vorrei chiudere con un ultimo passo che leggiamo nel libro di Esdra, al capitolo 2, versetto 59. La scrittura dice: «Questi furono quelli che tornarono da Tel Melà, da Tel Hasha, da Cherub Addan e da Immer, ma essi non furono in grado di indicare la loro casa paterna e la loro discendenza per provare se erano di Israele». Questo passo, che può sembrare forse fuori luogo rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, è sicuramente un passo importante nella storia di Israele, tanto più che nel libro di Neemia, al capitolo 7, al versetto 61, troviamo un passo speculare, potremmo dire praticamente identico. Entrambi, sia Esdra che Neemia, ci tengono a precisare questo punto. Come ben sapete, solo i Leviti potevano officiare dinanzi a Dio e perché ciò potesse avvenire,
avrebbero dovuto dimostrare la loro appartenenza a questo popolo. Tenete presente che Esdra e Neemia tornano nella Santa Gerusalemme, ricostruiscono il Tempio di Dio e quindi vogliono di nuovo rispettare il patto e l'alleanza con Dio, ma allo stesso tempo tanti costumi si erano persi e allo stesso tempo gli ebrei stessi si erano allontanati anche tra di loro a causa della diaspora e non si conosceva più la discendenza, l'appartenenza di ogni famiglia. E ricostruendo la genealogia si poteva fare in modo che si potesse riconoscere il Levita da colui che non lo era e quindi dare a lui questa possibilità di officiare dinanzi a Dio. C'è però una classe di uomini che non riuscirono a dimostrare la loro genealogia, che non riuscirono a indicare quale fosse la loro casa paterna. Non riuscirono quindi, dimostrando questo, a poter officiare dinanzi a Dio come Leviti, ma no, pur non provando, non riuscendo a provare che fossero di Israele, si unirono al corpo di Israele stesso, si unirono a questo popolo, si unirono quindi alle promesse che Dio aveva fatto a questo popolo. Bene, in questa schiera ci siamo anche io e te. Se io vorrò, se tu vorrai, se Dio vorrà, ci consentirà questo. E c'è una caratteristica importante e fondamentale nel punto di partenza di questi uomini, ossia la città che viene indicata all'inizio, ossia Tel Melà. Tutti questi uomini avevano questa caratteristica in comune. Molti di questi venivano appunto da Tel Melà, che in ebraico significa appunto il monte del sale. Amen. Andiamo in preghiera. Padre Santo che sei nei cieli e sei anche qui in mezzo a noi, ti ringrazio ancora una volta di questa opportunità straordinaria che ci hai dato di studiare la tua parola. Ti prego, Signore, di renderci puri, di renderci santi, di renderci davvero il sale della terra, di fare in modo che possiamo conservare questa salinità e possiamo diffondere il tuo messaggio e possiamo provocare la sete degli uomini affinché possano avvicinarsi a te, possano conoscere la sorgente di ogni acqua, possano conoscere l'acqua della vita. Ti prego per le persone presenti, anche se virtualmente qui con me, ti prego per le loro famiglie, ti prego per i loro cari, e ti prego affinché la tua Chiesa sia unita, possa risplendere dinanzi a te e possa sempre e comunque onorare soltanto il tuo nome. Ogni cosa te la chiedo solo se nella tua volontà, assieme al perdono delle nostre colpe, nel sacro nome di Cristo Gesù, che con te lo Spirito Santo regnate nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro studio è terminato. Di nuovo buon sabato a tutti. Ciao.